Mammoto dedichiamo la mattinata a una visita della città per poi prendere il treno che in poco più di un'ora ci porta nella punta sud del Kyushu e precisamente a Kagoshima il cui nome significa isola dei giovani cervi. È una città che racconta molto sulla storia del Giappone non tanto attraverso i suoi edifici o musei anche se ce n'è una abbastanza interessante sull'inizio del periodo Meiji ma piuttosto attraverso la vita di molti personaggi che qui ebbero i Natali e noi visiteremo proprio i luoghi testimoni degli avvenimenti che andremo a raccontare. Kagoshima era il centro del dominio di Sassuma, governato dal clan Shimatsu, che nel corso degli anni diventò molto ricco e potente, grazie anche alla possibilità di commerciare con l'estero attraverso le isole Ryukyu, che di fatto ricadevano sotto il loro governo. Un forte spirito di indipendenza e una non celata ostilità al governo Tokugawa, oltre a un fortissimo attaccamento al clan, furono il carattere dominante degli abitanti di questo territorio. Si pensi che molte consuetudini locali furono mantenute ignorando di fatto norme emanate dal governo centrale, quali per esempio la riforma delle tasse, l'interdizione a portare la spada e il nuovo calendario occidentale. Va ricordato inoltre che nell'esposizione universale di Parigi del 1867 Satsuma partecipò con un padiglione separato da quello giapponese. Nonostante gli ottimi commerci, la ricchezza andava nelle mani di pochi e a ciò si aggiunga che il 40% della popolazione era costituita da samurai nella città di Kagoshima addirittura il 70%, che essendo un ceto non produttivo, relegava la classe contadina alla povertà, come anche gran parte dei ranghi inferiori della classe samuraica. Questo dunque il contesto dove si formarono uomini che segnarono profondamente il corso della storia in Giappone. Vorremmo iniziare ricordando gli Satsuma Students, l'acquistato in loro onore si erge proprio all'uscita della stazione ferroviaria di Kagoshima. Questi studenti, in numero di 19, la cui età andava dai 34 anni del più anziano ai 15 del più giovane, nel 1865 violarono la legge che impediva ai giapponesi di recarsi all'estero, legge che venne revocata l'anno successivo. E grazie all'aiuto di Thomas Blake Glover, ricordate, ne abbiamo parlato nell'incontro su Nagasaki, si imbarcarono segretamente per raggiungere dopo 46 giorni di navigazione l'Inghilterra qui vennero raccolti dalla University College of London, che organizzò per loro anche una visita a città industriali, cantieri navali e altri siti per accrescere la loro conoscenza in svariati campi tecnologici. La gran parte di questi studenti, una volta rientrati in patria, partecipò attivamente al profondo rinnovamento verificatosi nel periodo Meiji, diventando ministri del nuovo governo o capi delle nuove università che andavano a costituirsi. Il più giovane Nagasawa Kanae scelse invece una strada diversa. Emigrò negli Stati Uniti, in California, dove diventò un pioniere nella produzione del vino, tanto da essere ricordato come il re dell'uva. Tra i personaggi a cui Kagoshima diede i natali, vorremmo citare brevemente l'ammiraglio Togo Heihachiro che studiò in Inghilterra e fu l'ammiraglio della Marina Imperiale Giapponese nella guerra contro la Russia del 1904-1905, una guerra che cambiò la visione strategica del mondo. Nessun occidentale infatti riteneva possibile che il Giappone sconfiggesse una nazione occidentale così potente. Grazie a questa vittoria Togo venne soprannominato il Nelson dell'Est. Sempre rimanendo nel campo della marineria, vorremmo anche ricordare un cittadino di Satsuma noto a Trieste, il viceammiraglio Goro Ijuin, che nel 1907 guidò la delegazione giapponese giunta via mare in questa città e che abbiamo voluto ricordare nella pièce teatrale Sayonara Trieste, andata in scena nel 2019 e che speriamo di riproporre appena possibile. Ma certamente il personaggio più famoso del feudo di Satsuma è Saigo Takamori, nato a Kagoshima nel 1828, la cui storia si lega indissolubilmente con colui che inizialmente fu suo grande amico, ma in seguito divenne il suo più forte oppositore, Okubo Toshimichi. Non vorremmo dilungarci nel racconto della vita di Saigo Takamori, certamente molto famosa, ma piuttosto sulla relazione tra questi due personaggi, che in modo diametralmente opposto furono tra i maggiori artefici della restaurazione Meiji. Amici d'infanzia e accomunati nell'interesse degli studi confuciani si trovarono uniti nella volontà di rovesciare il regime shogunale dei Tokugawa. Il diverso carattere e temperamento, nonché una diversa concezione del nuovo Stato che stava sorgendo, li portò, però, alla rottura. La natura inflessibile di Saigo, il suo legame alla tradizione e all'ideale samuraico di rigore e frugalità, non potevano che scontrarsi con la visione realistica di stampo occidentale di Okubo, dove un ruolo chiave veniva giocato dalle relazioni tra le nascenti grandi industrie e la politica, visione che Saigo non poteva considerare sincera e degna ne sono testimonianze le frasi scritte da Saigo in merito al governo e in particolare ai burocrati della nuova oligarchia Meiji. Un luogo d'incontro di ladri, riferendosi al governo Meiji, o ancora. Si tengono in gran conto i piaceri dei sensi mentre viene ignorato il senso del dovere. Ma ancora di più riferendosi ai burocrati. Quel branco di bestie feroci chiamate esseri umani. Le cause principali dell'insoddisfazione di Saigo verso il regime che egli stesso aveva aiutato nella conquista del potere erano di natura morale e lo portarono prima alla rottura con il governo Meiji e poi alla ribellione. Saigo, deluso dal nuovo governo, Rinunciò a tutte le cariche, tra le quali quella di comandante della Guardia Imperiale, e fece ritorno a Kagoshima dove fondò nel 1874 un'accademia privata, che presto si espanse aprendo 132 filiali nella Profettura stessa, grazie anche all'appoggio del governatore di Satsuma. La situazione non poteva quindi che sfociare in una ribellione iniziata dai seguaci di Saigo, che a lui proposero di guidare e che lui accettò non senza riluttanza. Ma la ribellione iniziò con un grave errore strategico. Saigo decise infatti di attaccare la città di Kumamoto, punto chiave del Kyushu centrale, con l'intento di impadronirsi del castello prima dell'arrivo del grosso delle forze governative. Il 17 febbraio 1877, con i suoi uomini, lasciò Kagoshima sotto una violenta tempesta di neve e questo fu considerato un buon auspicio, già che in Giappone la neve è associata alle imprese pure ed eroiche. Durante la marcia verso Kumamoto, molti samurai del Kyushu si unirono ai dissidenti. Il motto dei ribelli era rispetta la virtù, riforma il governo. Con un chiaro significato che la rivolta non era contro l'imperatore, a cui Saigo fu sempre fedele suddito. Questo tentativo fallì, e dopo 52 giorni, con l'arrivo delle truppe imperiali, Saigo fu costretto alla ritirata verso Kagoshima, dove giunse con 500 uomini, quanto era rimasto delle sue truppe, mentre le forze imperiali le superavano in proporzione di 60 a 1. Saigo e i suoi più stretti seguaci trascorsero i loro ultimi cinque giorni di vita in una caverna alle pendici del monte Shiroyama, preparandosi alla fine. Questa la lettera che Yamagata Aritomo, intimo amico di Saigo, ma a capo delle truppe imperiali avversarie, scrisse. Come piena di pietà la tua situazione, la tua sfortuna mi addolora tanto più intensamente in quanto sento di capirti. Sono già trascorsi molti mesi dall'inizio delle ostilità. Ogni giorno si sono avute centinaia di vittime. I fratelli si uccidono gli uni con gli altri, gli amici combattono fra di loro. Non venne mai combattuta una guerra interna più sanguinosa e più contraria a ogni sentimento umano. Nessun soldato di nessuna delle due parti nutre alcun rancore personale. I soldati dell'imperatore dicono di combattere per adempiere al loro dovere militare, mentre i tuoi uomini di Satsuma, per usare le loro parole, combattono per amore di Saigo. Ma è evidente che gli uomini di Satsuma non possono sperare di conseguire il loro scopo, già che tutti gli ufficiali più coraggiosi sono stati uccisi o feriti. Sinceramente ti supplico di risolvere positivamente una situazione così negativa entro il più breve tempo possibile. Da una parte, per dimostrare che gli attuali sconvolgimenti non corrispondono alle tue intenzioni originarie, e dall'altra, per mettere fine alle perdite di entrambe le parti. Se ti sarà possibile individuare misure efficaci, le ostilità avranno presto fine. Sarò felicissimo se ti sarà possibile comprendere i miei sentimenti. Ho scritto questo frenando le lacrime, anche se la scrittura non può esprimere tutto ciò che ho nell'animo. Non venne mai pronunciata la parola resa. Come lo stesso mittente probabilmente si aspettava, non ci fu nessuna risposta. Si attribuisce a Saigo Takamori questo G6 o poesia di commiato alla vita. Se fossi una goccia di rugiada potrei rifugiarmi sulla punta di una foglia. Ma poiché sono un uomo, non ho posto nel mondo. L'attacco finale da parte delle forze governative iniziò il 24 settembre 1877 alle 4 del mattino e terminò alle 9 con la morte di Saigo e l'ultimo nucleo dei suoi soldati. Ancora oggi tracce dei proiettili sparati dalle forze imperiali segnano le antiche mura di quel che resta della sua accademia. A lui e ai suoi 2023 seguaci venne data sepoltura nel Nanshu Boci, cimitero di Nanshu, uno dei nomi dello stesso Saigo Takamori. Fra tutti i politicanti di Tokyo che si rallegrarono della sconfitta di Saigo, nessuno poteva essere più soddisfatto del conte Okubo Toshimichi, ormai capo effettivo del governo. Ma anche la vita di Okubo era destinata a terminare tragicamente meno di sei mesi dopo la morte di Saigo. Nella primavera del 1878 fu infatti assassinato da un gruppo di ex samurai che volevano vendicarne la morte anche se la figura di Okubo viene offuscata dalla leggenda di Saigo, bisogna ricordare che fu grazie alla sua forza e determinazione che il Giappone riuscì a trasformarsi in breve tempo in una potenza al passo con quelle occidentali, fatto che evitò al Giappone la politica coloniale da essa invece attuata in gran parte dei paesi asiatici. Nel 1891 l'imperatore Meiji accordò a Saigo il perdono postumo e lo insegnì del terzo grado a corte, grado normalmente riservato alla nobiltà. Saigo Takamori, nonostante fosse di fatto un ribelle, ebbe sempre grande popolarità tra i giapponesi, senza distinzione di schieramento politico, e questo perché il paese, che stava faticosamente cercando una sua unità, aveva bisogno di forti simboli da additare ad esempio, e sono proprio gli eroi nazionali ad offrire al popolo un potente elemento di orgoglio e coesione. Perciò chi più di lui, che era stato un eroe della modernizzazione del Giappone, ma allo stesso tempo un difensore della tradizione, poteva rappresentare un simbolo di unità nazionale. Vorremmo aggiungere un'ultima interessante curiosità su questa mitica figura. Nonostante esistano vari ritratti di Seiko Takamori, in realtà non c'è nemmeno una fotografia autentica. Si racconta che il suo ritratto più famoso fu realizzato nel 1883 con l'ausilio della tecnica di montaggio. Per la parte superiore del viso fu utilizzata una fotografia di suo fratello Tsugumichi, per quella inferiore un'immagine di suo cugino Iwao Yama. L'artista che compose questo Photoshop ante litteram fu Edoardo Chiossone, pittore e incisore italiano, che ricoprì il ruolo di direttore dell'officina carte e valori del ministero delle finanze giapponese. Arrivò a Tokyo nel 1875 e prestò servizio fino al 1891. Morì a Tokyo nel 1898, dove fu sepolto. In Giappone incise più di 500 lastre di francobolli, banconote, titoli di Stato e bolli di monopolio, oltre al famoso ritratto dell'imperatore Meiji. Nel prossimo incontro continueremo il nostro viaggio nel Kyushu, visitando luoghi che raccontano la storia più recente e quella più antica che affonda le radici nel mito. Come sempre, non esitate a scriverci per ogni curiosità o informazione che desiderate. E arrivederci al prossimo incontro mercoledì 18 novembre.